questa seconda edizione di Cima Brenta Open abbiamo aperto ancora di più le cime per i ragazzi che hanno un pochettino, diciamo, di problemi. Da Molveno siamo saliti con un ragazzino diabetico, mentre da Madonna di Campiglio è salito un gruppo con due ragazzi autistici e un ragazzo con la sindrome di Down, e quindi ci siamo congiunti al rifugio Tuket. La nostra idea, insieme ad altri professionisti che ci hanno aiutato, era quella di sfruttare il nostro territorio che offre delle risorse meravigliose e metterlo alla portata di questi ragazzi. Questa esperienza con i disabili, ho veramente scoperto che queste persone hanno un'onestà e sono così veri con i valori che nei tempi di oggi veramente tante volte mi mancano. Quindi sono felicissima che possa essere qua con loro per vivere questa esperienza anche in montagna insieme. Sicuramente qua si fa molta più attività e quindi devo avere sempre una scorta di zuccheri e diciamo che è andata molto bene. Ormai non ci sono più sport vietati a chi ha il diabete, era ben diverso 20 anni fa. Chi aveva il diabete poteva fare solo alcune cose, non poteva certo fare arrampicata o sport estremi, né tantomeno trekking così lunghi in montagna. Noi qui ora daremo vita a una prima assoluta. Eseguiremo l'inno alla gioia con due tromboni, uno è qui su Cima Brenta, uno è su Cima Sella, e il loro suono in botta e risposta e in eco raggiungerà anche il rifugio Tuket, dove sono rimasti alcuni nostri amici. Così nessuno è rimasto indietro e attraverso la musica uniremo tutti i partecipanti a questa bella iniziativa in un unico grande abbraccio. Quest'anno abbiamo raddoppiato le cime, siamo andati su Cima Brenta, che in teoria dovrebbe essere la cima più alta del gruppo di Brenta, e speriamo l'anno prossimo di continuare questa nostra esperienza di Dolomiti Open, che ci sta regalando delle grandissime soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista umano. Quindi non importa dove arrivi, se arrivi in cima, se non arrivi in cima, se sei veloce, se sei lento, basta avere veramente una passione e un amore che ti porta lì dove magari il giorno prima non sei ancora arrivato.